fare una catastrofe annunciata per il Partito Democratico e per il resto la novità è il sorpasso della Lega, il resto un punto in più, un punto in meno in percentuale, sì, il Partito Democratico poteva stare sul 21 invece che sul 18, ma insomma, morto era già. Una seconda domanda. Qualcuno come Stefano Folli, l'altro ieri sulla Repubblica, ha parlato di un bipolarismo populista in Italia. Quali sono le diversità fra il Movimento 5 Stelle e la Lega? Parlano a due segmenti diversi della società italiana? Ma del tutto, non c'entrano niente. La Lega è un partito vero e proprio con un forte radicamento territoriale, non ha nulla a che fare con un movimento d'opinione. Il Movimento 5 Stelle è un puro movimento d'opinione che trae voti da tutte le parti. La Lega è diventata un partito di destra vero e proprio, ripeto, con un forte radicamento territoriale e un'organizzazione vera e propria. Gli altri sono un movimento nel senso vero della parola e hanno tutto sommato una forte componente al loro interno che potrebbe vagamente, tradizionalmente dirsi anche di sinistra. La semplificazione populista può essere intesa come un rifiuto della complessità del mondo, ma la politica, quella seria, può basarsi sul desiderio di semplificare le questioni? Una cosa è la semplificazione. Se sono su questioni complesse non possono essere semplificate per la contraddizione che non consente. Una cosa è esprimere chiaramente la complessità e sono cose completamente diverse. La situazione è complessa, ma forse può essere espressa chiaramente, che non vuol dire che cessi di essere complessa. La semplificazione della complessità vuol dire il falso, perché se in una situazione è complessa devi dirla in modo complesso. Ma dire una cosa in modo complesso non significa non dirla chiaramente. Dopo la raccolta dello scontento e della rabbia, è venuto il momento della prova per il Movimento 5 Stelle. Qualche tempo fa, in un'intervista, hai detto a proposito dei 5 Stelle, per governare devi scegliere e fare alleanze. Chi non si allea Infatti, non fa politica. infatti quello che stanno facendo hanno cercato di Cosa pensi allearsi. sia auspicabile? È auspicabile che governino loro. Se io fossi il Partito Democratico gli direi fate voi il governo, tutto vostro, con tutti i ministri vostri e noi ci asteniamo. Ci asteniamo e vi promettiamo di formare il vostro governo. Governate voi e quando ci andranno bene le cose le voteremo, quando ci andranno male vi mandiamo a casa. Tutta responsabilità loro, tutto il governo loro. Hanno vinto. Il Partito Democratico era quello che diceva che voleva un sistema maggioritario, quindi con un sistema maggioritario, quello spiccato da Renzi, loro avrebbero vinto. Bene, avete vinto, governate. Veniamo al PD. Le ragioni di una sconfitta quanto sono da imputare ad errori interni, alle divisioni e quanto ad un contesto politico in mutamento a livello europeo, se non globale? Sicuramente le ragioni storiche di fondo sono le seconde. Ma a questi si sono aggiunti una caterva di errori clamorosi, semplicemente clamorosi, da parte del capo e da parte degli oppositori del capo, che hanno scelto tutti i terreni sbagliati per fare la guerra, i temi sbagliati di polemica e il modo più osceno di uscire, i tempi e i modi più osceni. Quindi sono responsabilità assolutamente condivise tra Renzi e i suoi oppositori. Naturalmente le ragioni di fondo della crisi sono quelle generali del contesto europeo, del contesto globale, però certo queste non spiegano una catastrofe di questo genere. Questa la si spiega con il valore aggiunto di tutta la sequela incredibile di errori commessi prima di Renzi, prima di Renzi. Il giorno dopo della fondazione del Partito Democratico si poteva perfettamente capire, il sottoscritto l'ha detto il giorno dopo, che l'esperimento era fallito. E allora bisognava prenderne atto e il più rapidamente possibile tornare ognuno per la sua strada. A questo punto ne avremmo avuto un piccolo Macron italiano, Renzi, con il suo forte appeal nei confronti dei moderati, e una sinistra decente. E si poteva forse arrivare a fare un centro-sinistra di nuovo. E così non è stato, hanno voluto continuare a convivere in modo coatto, finendo col massacrarsi a vicenda. Io vedo quello scenario lì, se vogliamo uscire ragionevolmente da questa situazione, si facciano governare i 5 Stelle da soli. Grazie.